Ed eccoci qua, buongiorno raga, buongiorno, buongiorno, buona mattina, continuiamo la mattinata, regia un po' di volume, dai, che a noi oggi piace, è venerdì e quindi mi raccomando godetevi questo weekend di sole, ci sono 30 gradi, no, non ci sono, però l'importante è che, sentite il poeta di oggi, è avere il sole dentro, mamma mia, dopo questo possiamo andare a casa. Comunque, detto questo, raga, buongiorno, buongiorno. No, buongiorno, non sono solo, diamo il benvenuto agli Erba Mala. Ciao, buongiorno. Tutti. Ciao raga, come state? Tutto bene, dai. Oh, che piacere. Oggi finalmente, finalmente arrivano a trovarci Kimberly e Maffe, i frontman degli Erba Mala, che arrivano qua in studio. Parliamo di una band pazzesca, parliamo di musica, che adesso capiamo di che musica. E soprattutto, pensate, sono 2 anni che io vedo gli Erba Mala, 2 anni che in un modo o in un altro vi voglio invitare e stavolta ce l'abbiamo fatta. Grazie per essere con noi. Grazie a te. Come state? Tutto bene, dai, è stata una bella estate di fuoco, bene, intensa, e adesso dai, bene, siamo bene, tranquilli in questi... Avete lavorato tanto, visto, insomma, vi siete divertiti tanto, perché divertiti. Quando arrivano gli Erba Mala la festa non è pazzesca, cioè è oltre una cosa inspiegabile, dovete esserci. Ragazzi, raccontatemi un po', intanto gli Erba Mala, chi sono, come nascono e indicativamente di che genere parliamo per gli amici a casa, prego. Allora, il nostro genere è cumbia, Hola! Come dico sempre. Cumbia. La cumbia è un viaggio tropicale, un viaggio latinoamericano, sì, è un viaggio colorato, lo descriviamo proprio come un viaggio intenso di fiesta tropicale. Certo, quindi insomma nasce l'idea della cumbia e voi avete detto giustamente, uniamo questo genere e portiamolo ovunque. Esatto. Poi capiremo perché dico ovunque, insomma, intanto in tutto il nostro territorio sicuramente. Ma come sono nati? Cioè siete nati in duo, in trio, in qua? Cioè com'è stato? Allora, prego Maffe, raccontaci. La Erba Mala nasce in due, eravamo io e Kimberly durante il Covid a casa che non sapevamo cosa fare. Io ho scritto una bella poesia per Kimberly. Kimberly allo stesso momento ha letto la mia poesia, si è ispirata e gli è venuto uno dei suoi primi testi rap. Allora ho detto, cosa facciamo? Abbiamo il computer, abbiamo gli strumenti, proviamo a scrivere questa canzone con questi testi. Tanto di tempo ce n'era. Di tempo ce n'era un sacco. È la primissima, che si chiama Pelle di Luna. E da una canzone invece è nato un album e abbiamo fatto un EP, diciamo, abbiamo fatto 7 canzoni. Wow, wow. Il primo EP di Erba Mala. Esatto, in quarantena proprio. Che? Periodo Covid. In quegli anni gli Erba Mala erano in due. Tu... cioè Kimberly e Maffe. Due elettronico. Dopo si è aggiunto il nostro amico Jacopo Mocci, sì, sì. Io con Jacopo ci suono insieme da quando abbiamo iniziato a suonare. E abbiamo iniziato a fare questo trio elettronico utilizzando Ableton, i sintetizzatori, i campioni, le sirene. E abbiamo iniziato a portare in giro il progetto così, fra Verona, provincia, feste, locali. Che infatti noi stiamo già sbirciando, vedete gli amici a casa, no? Ecco. Già sbirciamo, vediamo cosa sta succedendo nei pre-show, ecco, quindi... Esatto. Con il passare del tempo abbiamo detto, ma ci vuole una band per riuscire a improvvisare, per riuscire a coinvolgere di più il pubblico, poi noi veniamo da quel mondo lì, dal mondo live. Certo. E quindi abbiamo voluto provare a mettere su questa orchestra, la chiamiamo noi. Esatto, un'orchestra gigantesca che abbiamo formato pian pianino, sì, ma... È un ensemble di... siamo in otto musicisti. Sì, wow, wow. Ognuno con il suo grande passato, ognuno con le sue origini, ci sono anche cileni. Bellissimo. E niente, abbiamo formato questa bellissima band, gli Erba Mala, e sua orchestra. Bellissimo, bellissimo, raga! Oh, mica chiacchiere oggi, mica chiacchiere. Raccontatemi un po', perché nel frattempo noi stiamo sbirciando un po' le vostre pagine social, no? Cioè così, avremo un volume altissimo, però vediamo se riusciamo... Regia, proviamo. Ecco. Quello così. Lì era un momento che era andata via la corrente, era rimasta solo gli strumenti acustici. Bellissimo. E hanno continuato loro. Cioè, questa è la vera festa, raga. Questa, sì, è la vera festa. Pioveva di rotto, si è spento tutto e noi abbiamo continuato. Sì. Sì, sì. E allora è uscito quest'estate, se non erro, poi adesso ditemi la data precisa, il vostro nuovo brano con tutta la band. Esatto. Ecco. Il nostro bellissimo merengue. Oh, come si chiama? Super El Que Puede Puede. Attenzione, è già qua, ecco, è già qua.
E è uscito circa un mese e mezzo fa, un paio di mesi fa, giusto? Sì, fine giugno. A fine giugno, sì. È uscito con insieme al video YouTube. Certo. Andarlo a vedere. Poi ce lo guardiamo. Cioè, è giusto. Beh, no, ma cliccate. Yerba mal che puoi. Dillo tu. E che puede, puede. Esatto. E il che no. E il che no, critica. Attenzione! Bel, che forti, fantastici. Il brano parla di... Allora, un brano che abbiamo voluto proprio, è un brano che è adatto a tutti, abbiamo dedicato a noi, a voi, a tutti in generale, per chi ha grandi sogni nel cassetto, che però per paura del giudizio altrui, perché al giorno d'oggi soprattutto sui social ci sono tantissimi leoni da tastiera che magari seduti dal divano, non facendo niente, sono sempre lì pronti a giudicare le esibizioni o le cose che fanno gli altri. Quindi è il che puede puede, e il che no critica. Questo è per tutti quelli che veramente alla fine ci devono credere nei sogni e poi farli avverare. Già, e voi ci state riuscendo, anzi ce l'avete fatta, e continuate così, perché tanto speriamo, dai. Si vede veramente di cuore. C'è una sorpresa per voi, per noi regia, vediamo se riusciamo a vederlo. 3, 2, 1. 1, 2. Serve malissimo, un saluto da Yerba Mala. Ciao. 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 Da Yerba Mala. Eccoli! Yerba Mala al completo! La nostra orchestra! Che forti! Che belli! Raga, allora, tra un po' ci ascoltiamo il vostro brano. Nel frattempo, però, fate una cosa a casa. Come invece di star lì, no, sempre a guardare il meteo o roba del genere, non lo so, cliccate su Instagram, lasciate anche voi il vostro seguito in diretta come noi, cliccate Yerba Mala e cercate, come potete vedere, ma soprattutto andate a vedervi un po' di info, un po' di storie, un po' di reel, un po' di tutto, anche perché l'estate chiaramente è finita, ma le date continuano, arrivano nuove date, e proprio per questo vi chiedo, magari, non so, a ridosso in questi giorni, prossimamente, dove possiamo trovarvi e se ci sono news per questo inverno. Certo, allora noi domani saremo a Mantova all'Arci Cinaschi. Ah, fresca, così. Fresca, domani proprio. Domani, sì. Dobbiamo però prepararci, ma siamo già lì. E prossimamente saremo alla Bottona per il Dios de los Muertos. Il 3 novembre alla Bottona di pomeriggio. Ok, perfetto. E dopo a dicembre invece andremo a Barcellona, saremo al Mariachi e alla Cucina Records. Bellissimo, c'è abbiamo qua. Abbiamo 2 giorni incredibili in Spagna, Barcellona. Bellissimo, anche perché ricordiamo il locale. E il Mariachi è, diciamo, il locale di Manu Chao. Tanta roba. Siamo veramente contenti. Non vediamo l'ora, sì. Tanta roba. Bellissimo. Saremo sì. Nella versione più acustica, perché logicamente il viaggio non ci permette di portarli tutti gli strumenti. Certo. Però chissà, magari tutto può succedere. Tutto può succedere. È vero. Quindi davvero complimenti. Raga, dimentico qualcosa, non so. Ecco, ci sono progetti futuri per quanto riguarda i vostri brani musicali? Diciamo che ci abbiamo tanta carne alla brace. Modifico allora. Progetti futuri spoilerabili. Esatto, perché abbiamo tante cose che ci stiamo lavorando da un po'. Fra poco è quasi pronto tutto. E cosa si può spoilerare? Può dire che noi abbiamo la fortuna di avere più studi nella band, perché i nostri musicisti sono tutti dei musicisti professionisti, hanno la possibilità di produrre a casa loro, quindi stiamo lavorando su più fronti, a più canzoni. Ok. Si può dire quello, e anche di diversi generi. Ok, quindi insomma c'è qualcosa in ballo. Esatto, quindi restate connessi con noi. Questo sicuramente, che dopo adesso ci hanno lanciato questa curiosità, allora facciamo così. Sicuramente, ecco, quando ci sarà qualcosa, chiamateci, chiamatemi e venite a... Che bel gattino che ho visto, da dove arriva questo? L'ho visto sui social. Ah, quello, eravamo a Venezia lì. Che bello. Venezia, che c'era proprio pieno di gattini. Che era bello. Era un gattile. grazie alla nostra regia che vediamo foto, immagini, video. Quindi ecco, sicuramente quando escono i vostri brani venite a trovarci, e adesso ci ascoltiamo il vostro nuovo brano. Vi saluto, vi ringrazio, e da questo momento in poi Yerba Mala con questo nuovissimo brano in rotazione nel nostro palinsesto, quindi grazie di cuore. Grazie a te. Grazie mille. Grazie, raga, tornate a trovarci, mi raccomando, e poi ci vediamo in live da qualche parte. Io verrò a bermi una bella birretta e mentre la beviamo voi insieme. Piccola. Esatto. Mentre voi lavorate e io vi divertite, e io mi diverto insieme a voi. Grazie di cuore. Grazie. Ciao. Grazie a Yerba Mala. Allora ce li ascoltiamo insieme, andiamo a ascoltarci il loro nuovo nuovissimo brano. Mi raccomando, rimanete lì, però se volete fare una cosa fatta bene, concentratevi, alzate il volume e godetevi, divertitevi con questo grandissimo progetto. State lì, a tra poco.
es que no me importa. Cierre tu boca si no te engordas. Que si canto es pa' gozar. Así como siempre la vamos a llevar. Se les duele que se da. Habla que uno por hablar. Dejen de dar hocicones. Ya me lavé los calzones. Yo me siento muy feliz. Nunca cambio para ti. Tu palabra no me ofende. Esta vida me sorprende. Arriccia il naso e poi ti indica, padrone della critica, dall'alto ci delucida. Questa sua conseguenza logica, qualcuno fa qualcosa, dal pubblico lui può giudicare. Se está mojando toda, si mira como llueve. Todos somos hermanos, todos ser humanos. La misma sangre, el mismo cielo, nuestro corazón, un pedazo de hielo.